a tutti, mi chiamo Giuseppe Fichera e lavoro alla redazione di Pedagogica. Vorrei riprendere velocemente così il discorso introdotto dalla direttrice Maria Piacente per parlare di due cose. Uno, quello che sarà il prossimo numero, giorni sospesi, cronaca del coronavirus, e l'altro, fare un piccolo cenno al numero precedente, movimenti giovanili e implicazioni pedagogiche. Chiaramente stiamo comunicando per via tecnologica perché i tempi ci impongono questo. E anche perché forse è un modo efficace e diverso per poter arrivare così a un pubblico più ampio. Parto dal discorso del numero attualmente in giro, attualmente pubblicato, quello dei movimenti giovanili, perché secondo me è interessante anche come introduzione a quello che sarà l'argomento del prossimo numero. Movimenti giovanili, implicazioni pedagogiche, è respirato un po' a quei grandi movimenti che sono stati attivati da Greta Thunberg, quindi movimenti ecologisti, quei movimenti che hanno portato i giovani a scendere in piazza e a dar voce a quello che sarà il loro futuro, cioè pensiamo il nostro futuro prima che sia troppo tardi, dicendo agli adulti, ai capi, ai potenti, agli uomini, insomma, che governano il mondo, di fare qualche cosa prima che sia troppo tardi. Questo è interessante perché il numero toccava principalmente questa tematica, ma anche tutti quei movimenti che riguardavano il bisogno delle persone di scendere in piazza, di aggregarsi, di stare vicine a contatto una con l'altra per dire con forza qualche cosa, che riguardava non solo i loro pensieri, ma anche la loro salute. Per farvi un esempio, uno degli articoli scritti da un gruppo di ragazzi di un liceo genovese si intitolava in maniera, come dire, interessante, si intitolava La scuola ai tempi di Greta. Ora questo incipit evoca una conclusione differente. Però proprio per contrasto mi viene da introdurre il numero che noi abbiamo pensato di mettere insieme in maniera abbastanza veloce ma importante, che si intitola appunto Giorni sospesi, cronache del coronavirus, proprio perché questi giorni sospesi ci hanno portato a pensare esattamente in maniera differente. Poco prima che iniziassi a registrare così questo piccolo discorso, passava la macchina qua in piazza sotto il terrazzo di casa mia e diceva: state a casa, uscite una volta alla settimana, uno alla volta per fare la spesa, cioè esattamente un altro mondo, un altro contesto rispetto a quello che succedeva poche settimane fa, quello di cui parlavamo tutti fino a poche settimane fa. E per dire poche settimane ci vuole uno sforzo, no? Perché viene da pensare pochi mesi fa, per dire quanto il tempo, la percezione si è dilatata e quanto il nostro pensiero è sempre legato a questa preoccupazione di fondo. Il nuovo numero, giorni sospesi, non vuole raccontare di una situazione passiva, ma vuole raccontare di una situazione attiva, perlomeno per quelli che si occupano, come noi, di pedagogia, che si occupano di psicologia, di relazioni. Cosa vuol dire per le persone rimanere a casa? Che cosa vuol dire per molti operatori dover interrompere il loro lavoro, che è fatto di contatto, è fatto di relazione vis-à-vis, è fatto anche di fisicità, doversi reinventare in qualche altro modo. Ebbene, è interessante raccontare questo mondo, raccontare il mondo di molti colleghi che si sono reinventati. Pensiamo agli insegnanti che fanno didattica online, pensiamo agli educatori che contattano i ragazzi con i quali lavoravano appunto spalla a spalla attraverso le piattaforme, attraverso tutte le tecnologie e gli strumenti di cui ormai siamo diventati tutti esperti. Ecco che allora Giorni sospesi vuole dare un taglio pedagogico a questo tipo di riflessione. Vuole fare una riflessione non solo su tutti i tipi di comportamenti, su quello che sta succedendo, sia sui comportamenti virtuosi che a quelli a cui abbiamo assistito. Qui si tratta di comportamento, di educazione, no? Comportamenti meno virtuosi che magari hanno messo a rischio e in difficoltà le persone. Ma certamente vuole dar voce a quella componente non solo teorica di riflessione, che sicuramente sarà un aspetto importante del nostro dossier, ma anche a tutta quella parte che è legata alle tematiche esperienziali degli operatori che in maniera resiliente, proattiva e assolutamente creativa hanno tenuto vivo il loro lavoro, le loro motivazioni, non solo per se stessi, ma soprattutto per chi ne aveva bisogno, cioè per tutti quei ragazzi, quei giovani e anche meno giovani, perché insomma la pedagogia riguarda tutti, che avevano bisogno del loro contributo e del loro sostegno. E questo è un esempio interessante.
è un esempio importante che va testimoniato, sia per testimoniare una realtà che speriamo cambi presto, sia per testimoniare un futuro che sarà sicuramente diverso, ma avrà magari qualche innovazione, qualche novità, qualche salto in avanti che prima, come dire, nella routine non avevamo pensato, non avevamo contemplato. Esiste un mondo che si dà da fare, esiste un mondo che magari è preoccupato, ma in maniera entusiasta porta avanti dei temi importanti nell'attesa, come dire, che la curva si appiattisca, diminuisca e finalmente, insomma, si possa di nuovo ritornare a fare una vita più normale. Ciao a tutti, a presto.